Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la vicenda relativa alla discarica di Bussi, perché giunge al termine il procedimento giudiziario per accertare le responsabilità del disastro ambientale proprio di Bussi sul Tirino. La Cassazione infatti ha respinto l'ennesimo ricorso di Edison attribuendo alla multinazionale la responsabilità delle discariche 2A e 2B. Ora si attende che parta la bonifica dell'area. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dentino. Edison è responsabile dell'inquinamento delle discariche 2A e 2B di Bussi sul Tirino. A dirlo è la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della multinazionale. Termina così una vicenda giudiziaria durata anni, che probabilmente ha rallentato una bonifica non ancora avviata. Tutto iniziò quando i forestali, nel 2007, scoprirono sostanze pericolose seppellite a due passi dal fiume Tirino. Abbiamo sollecitato l'avvio della procedura prevista dalla legge di individuazione del responsabile della contaminazione. Non è bastata la nostra lettera, perché a febbraio 2017 è dovuto intervenire il Ministero dell'Ambiente per sollecitare la provincia, che è l'ente competente per questa procedura. A seguito di questo richiamo da parte del Ministero, la provincia si è finalmente attivata, la provincia di Pescara. Questo ci fa dire che il ruolo dei cittadini è molto molto importante. Nel 2018 la provincia di Pescara individuò l'azienda francese, in quanto erede della Montedison, quale responsabile dell'inquinamento del polo industriale di circa 25 ettari. Così Edison, in base al principio di chi inquina paga, avrebbe dovuto risarcire la bonifica dell'area. Ne seguì una battaglia legale di tribunale in tribunale, prima in Consiglio di Stato, poi davanti al TAR e infine in Cassazione. In ogni grado di giudizio il ricorso di Edison è stato bocciato. La Cassazione infatti ha giudicato Edison responsabile dell'inquinamento delle discariche 2A e 2B rispettivamente di 12.000 e 8.000 metri quadri, dove sostanze quali solventi, clorurati, diossine e mercurio, come certificato dall'ARTA, continuano a inquinare l'aria, il suolo e la falda acquifera. In base allo studio Sentieri, nella provincia di Pescara vi è un'incidenza di malattie riconducibili a questi inquinanti superiore al resto della regione. L'unico provvedimento finora adottato è quello del capping, il rivestimento geotessile che dovrebbe impedire all'acqua piovana di attraversare le scorie tossiche e raggiungere la falda, il cui allestimento è terminato solo all'inizio di quest'anno. Ora abbiamo Edison che deve bonificare, deve pagare le bonifiche. In realtà nel frattempo nel sito delle discariche 2 e 2B c'è un progetto approvato per la bonifica da parte dello Stato, che ha mandato in appalto appunto le attività di risanamento del sito, e ora Edison bisognerà realizzare questo progetto e Edison dovrà pagarlo. Cambiamo argomento adesso. Come annunciato dal sindaco di Pescara Carlo Mascia ai nostri microfoni qualche giorno fa, la prossima settimana aprirà presso la stazione di Porta Nuova il nuovo hub vaccinale proprio del capoluogo adriatico. Paolo Renzetti. Ora è praticamente ufficiale, la prossima settimana aprirà a Pescara il nuovo centro vaccinale presso i locali della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova, assessore. Sì, diciamo, abbiamo mantenuto riservata, diciamo, l'attività che era ovviamente sotto traccia da parte del comune. Proprio questa mattina abbiamo convocato in sala giunta sia la ASL che gli operatori di protezione civile per risolvere alcune problematiche di carattere logistico, anche sulla presenza dei volontari, con il fatto che è chiuso il COC oggi, quindi formalmente dobbiamo anche risolvere delle problematiche operative. Questo ci stiamo lavorando, nel corso della prossima settimana saranno definite e quindi avremo finalmente su Pescara un hub vaccinale operativo, non certo con la potenza che abbiamo sviluppato sul Palafiere, dove effettivamente è stata un'eccellenza nazionale riconosciuta anche dal generale Figliuolo. Su Pescara saranno attive quattro postazioni che avranno la capacità giorno di giorno, quindi sia la mattina che nel pomeriggio, di circa 500 dosi che saranno somministrate
registrate su prenotazione e con la collaborazione di carattere logistico della Protezione Civile. Con l'apertura del nuovo hub a Pescara avete in un certo senso risposto alle esigenze di una parte della cittadinanza che aveva incontrato delle difficoltà nel recarsi a Marina di Città Sant'Angelo. Era stato lo stesso sindaco a richiedere alla ASL l'individuazione di un sito dove poter aprire un hub in città. Sì, è un'esigenza del territorio, no? Noi non ci siamo mai tirati dietro su questa esigenza, tant'è che con il Palafiere abbiamo dato ovviamente contezza di questo nostro impegno. Vista la difficoltà ovviamente dei cittadini pescaresi di recarsi fuori territorio, abbiamo inteso e richiesto alla ASE di voler aprire nuovamente su Pescara per abbassare quella pressione che c'è sulla cittadinanza per ricevere questa terza dose. E ovviamente con anche la somministrazione da parte dei medici, delle farmacie e quant'altro non c'è la pressione per ora perlomeno per quanto riguarda la numerosità delle persone, ovviamente contagi permettendo, a meno che non dovessero, speriamo di no, aumentare i contagi anche nella nostra città, ma a quel punto anche nel nostro paese, insomma. Andiamo a Teramo adesso, dove il prezioso patrimonio documentale dell'Archivio di Stato sarà presto visitabile online. Si tratta di un progetto finanziato dalla Fondazione Tercas che sarà illustrato durante un incontro che si terrà sabato 6 novembre alle ore 17 nei locali storici dell'ex monastero agostiniano. Tania Bonici Castelli. L'archivio di Stato di Teramo, a ridosso della chiesa di Sant'Agostino, è un luogo incantevole. Ex convento agostiniano del 1200, convertito poi in carcere dal 1700 fino al 1987, possiede 12 chilometri di materiale archivistico e oltre 30 depositi. Un patrimonio di valore inestimabile che, per essere fruibile a tutti, dovrà essere visitabile online. Questo grande progetto di digitalizzazione, finanziato dalla Fondazione Tercas, sarà illustrato durante un convegno che si terrà sabato 6 novembre alle ore 17 proprio nei locali storici di via Cesare Battisti a Teramo. Dalle pergamene della famiglia Melatino alle fotografie dell'Istituto Luce, e questo è il titolo dell'incontro. Questo in realtà è un progetto che è già iniziato negli anni scorsi, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del nostro istituto anche le pergamene delfico, altre documentazioni, soprattutto documentazione rara, preziosa per la sua unicità ed importanza, e questa volta pubblichiamo le pergamene del cosiddetto fondo provinciale, molte pergamene diciamo a pubblicare, sono quelle pergamene che in realtà provengono dagli antichi monasteri soppressi nel nostro territorio provinciale all'indomani dell'Unità d'Italia, furono acquisiti dagli uffici finanziari che a loro volta poi li versarono all'archivio di Stato. E quindi si tratta naturalmente di documenti veramente preziosi e unici, come pure i catasti antichi, no? Quindi i catasti antichi si intendono i catasti pre-ongiari, cioè cinquecenteschi e seicenteschi, un fondo molto interessante del fondo questura, un fondo fotografico dell'Istituto Luce. Tutto questo sarà messo online. Il finanziamento della Fondazione Terca ci permette di iniziare questo lavoro e che speriamo poi di continuare via via per pubblicare, per rendere disponibile agli studiosi online tutta questa documentazione. Quale sarà il futuro dell'Archivio di Stato di Teramo? Ma il futuro dell'Archivio di Stato di Teramo, noi ci stiamo impegnando anche da un punto di vista di miglioramento proprio della struttura tecnologico, funzionale. Non a caso stiamo ospitando una mostra della Fondazione Celommi, una mostra importantissima, una biennale di incisione e di scultura che si è potuta realizzare solamente per la nostra disponibilità e peraltro per la disponibilità anche del personale, dei colleghi che si sono resi disponibili appunto a questa operazione. In occasione della festa delle Forze Armate, questa mattina a Montesilvano c'è stato il villaggio degli eroi con i ragazzi delle scuole che hanno incontrato gli uomini e le donne appunto delle Forze Armate e associazioni di volontariato.
Dopo lo stop dello scorso anno causa Covid, oggi in occasione della ricorrenza del 4 novembre a Montesilvano all'esterno del Paladin Martin, l'amministrazione comunale in occasione della festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate ha organizzato l'evento denominato Villaggio degli Eroi per far conoscere soprattutto ai ragazzi delle scuole chi si occupa quotidianamente della sicurezza nella società civile. Non solo Forze Armate ma anche associazioni di volontariato schierate tutte sul piazzale antistante il Centro Congressi di Montesilvano. Anche quest'anno in occasione del 4 novembre, peraltro quest'anno ricorre il centenario della ricorrenza del Milite Ignoto, abbiamo voluto riproporre il Villaggio degli Eroi, un villaggio allestito con degli stand da parte delle forze dell'ordine, delle forze armate e anche dagli enti volontari che ogni giorno insomma, prestano un servizio importante al territorio per avvicinare le nuove generazioni appunto a coloro che in divisa ogni giorno svolgono un importante ruolo, e lo abbiamo denominato Villaggio degli Eroi perché abbiamo voluto che i bambini, i ragazzi, oltre ai supereroi immaginari della televisione, conoscano in realtà chi davvero si avvicina a quello che sono i supereroi televisivi, svolgendo ogni giorno un'attività che ci preserva da atti criminali, delinquenziali, ma non solo, e anche a chi in condizioni particolari presta assistenza come la protezione civile, per fare un esempio, ma anche la Misericordia, la Croce Rossa e tutti coloro appunto che si occupano della sanità pubblica. È bello, Sindaco, vedere oggi tanti ragazzi delle scuole di Montesilvano qui dinanzi al Palazzo di Martin. Sì, tanta soddisfazione, ringrazio i presidi e gli insegnanti che hanno risposto all'appello, portando tanti ragazzi ad assistere appunto a questa manifestazione, una manifestazione che Montesilvano ha voluto fortemente e che vorrà riproporre anche in futuro, perché ritiene importante in questa giornata dare spazio appunto a chi ogni giorno svolge un'importante attività, e soprattutto per ricordare quanto queste persone in divisa in passato ma anche oggi rappresentino un ruolo importante per quello che riguarda anche il mantenimento di valori quali la pace e la sicurezza. Torniamo a Teramo adesso, dove il sindaco Gian Guido D'Alberto ha ricevuto ufficialmente ieri in comune Davide Ciaccia, il nuovo proprietario della Teramo Calcio. Ciaccia propone al sindaco un project financing per il recupero del vecchio stadio comunale. D'Alberto non si sbilancia. Incontro ufficiale in comune con Davide Ciaccia, il nuovo proprietario del Teramo Calcio, che ha rilevato da Franco Iachini la maggioranza delle quote societarie. Ricevuto dal sindaco Gian Guido D'Alberto, Ciaccia non solo promette investimenti al fine di potenziare la squadra biancorossa, ma rilancia anche sul vecchio stadio comunale. L'intenzione sarebbe quella di recuperare l'impianto sportivo per destinarlo al settore giovanile del Teramo. Il sindaco D'Alberto ascolta la proposta, ma precisa con convinzione che l'ex stadio conserverà la sua identità sportiva senza alcun fine commerciale. La destinazione sportiva, ludico-ricreativa, è prevista anche da piano regolatore, e anche il progetto del bando delle periferie comunque prevedeva una conservazione della destinazione sportivo-ricreativa, un discorso un po' più ampio, quindi quella è la destinazione naturale. Ora, non farei fuga in avanti su ulteriori percorsi, insomma, sentiamo la nuova proprietà, sentiamo la città, perché è una cosa che non possiamo assolutamente permetterci. In realtà ho già avviato le interlocuzioni con la comunità teramana, dobbiamo assolutamente rapportarci per la scelta della riqualificazione di quell'area con tutta la comunità, perché è un'area particolarmente sensibile, e sapete quanto me, se non meglio di me, cosa è successo in passato sull'intervento, in merito all'intervento su quell'area. Ciò a dimostrare che si tratta veramente di una zona fondamentale, ecco perché dobbiamo affrontare il tema con responsabilità, serietà, ma senza perdere troppo tempo, perché dobbiamo assolutamente arrivare al momento della decisione, intanto perché non è degno lo stato di quell'area e poi perché le risorse a disposizione ci sono ora. Le opportunità possono esserci ora e quindi dobbiamo saperle cogliere. Durante l'incontro istituzionale, Davide Ciaccia, supportato dal suo staff tecnico, sul recupero del vecchio stadio suggerisce un project financing. Il sindaco D'Alberto non si sbilancia, ma ricorda che i vincoli esistenti sulla struttura e il volere dei cittadini prevarranno su tutto.
Il centro spaziale del Fucino si arricchisce di un nuovo edificio del centro di controllo Galileo, il sistema di navigazione satellitare dell'Unione Europea. All'inaugurazione è presente il governatore Marco Marsiglio e Gianni Letta. Inaugurato al centro spaziale del Fucino di Telespazio, il nuovo edificio che amplia il centro di controllo Galileo, operativo dal 2010. La configurazione dispone di 30 sale controllo e 50 sale apparati. Il nuovo centro rappresenta il cuore del progetto Galileo, il sistema di navigazione satellitare dell'Unione Europea. All'inaugurazione presenti l'amministratore delegato di Telespazio, Luigi Pasquali, il presidente della regione Marco Marsiglio e il direttore esecutivo dell'EUSPA, Agenzia Europea per il programma spaziale, Rodrigo Da Costa. Tra gli interventi anche quello di Gianni Letta, a rimarcare lo stretto legame tra il centro di Telespazio e la terra del Fucino. Telespazio è nata nel 61 qui nella piana del Fucino con un obiettivo importante che era quello di accompagnare l'Italia nel novero dei paesi capaci di utilizzare sistemi satellitari per le telecomunicazioni. Poi via via sono state fatte tante cose e oggi siamo un'azienda multinazionale presente in 9 paesi nel mondo con tantissime attività, ma tutto è nato qua e con lo stesso spirito con cui i nostri predecessori avevano iniziato noi stiamo guardando avanti a tantissime nuove esigenze che il mercato dei servizi e delle applicazioni spaziali presenta. Per esempio sarà necessario in questo decennio garantire le telecomunicazioni e il posizionamento e i servizi di posizionamento sulla Luna, dove nuovamente si tornerà per operare, dove è necessario sviluppare delle nuove applicazioni per proteggere lo spazio intorno a noi da tutta una serie di rischi e di problematiche che possono minacciare i sistemi satellitari che tanto servono per la vita sul pianeta. E a proposito di pianeta, con le nostre tecnologie possiamo fare tantissimo per supportare gli obiettivi della sostenibilità che oggi, più che mai proprio in questi giorni, sono sicuramente particolarmente attuali. In merito all'inaugurazione del nuovo edificio di oggi, le chiedo qual è il futuro del progetto Galileo, cosa potrà portare nell'immediato ma anche nel prossimo futuro? Ma Galileo è un'operazione strategica importantissima che l'Europa ha deciso ormai 15 anni fa di affrontare. È una realizzazione complessa, è un sistema che ha un'architettura molto complessa, vede in questo centro uno dei gangli più importanti. Ecco, l'accrescimento del centro in realtà si riferisce ad una cresciuta capacità e potenzialità del sistema. Fondamentalmente il sistema con queste caratteristiche è un sistema che cresce in termini di sicurezza. Presentata la nuova edizione di Quattro Zampe Expo, manifestazione in calendario sabato e domenica prossimi, 6 e 7 novembre, presso il porto turistico Marina di Pescara. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato alla tutela del mondo animale del Comune di Pescara ed è curata dall'associazione Vevictis. Due giornate interamente dedicate all'animal cultura. Torna a Pescara un appuntamento imperdibile per gli amanti degli animali e per i loro amici a quattro zampe che sabato 6 novembre e domenica 7 al porto turistico Marina di Pescara potranno fare un tuffo nel mondo del pet grazie alla fiera Quattro Zampe Expo. L'appuntamento fieristico, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel centro-sud Italia per i professionisti e per gli appassionati del settore che potranno conoscere tutte le novità in tema di cibo, accessori, cura, divertimento e formazione dedicate agli animali. La manifestazione, che nel 2020 ha subito uno stop forzato a causa della pandemia, è promossa dall'Assessorato alla tutela del mondo animale del Comune di Pescara e curato dall'associazione Vai Victis Apps e gode del patrocinio del Consiglio regionale d'Abruzzo. Sì, un'attenzione molto importante perché, ribadisco, sotto il periodo più buio abbiamo avuto modo di accorgerci che questi grandi amici a quattro zampe ci hanno tenuto compagnia. Hanno fatto in modo di non farci pesare, ecco, quello che era poi il lockdown. Quindi grazie a loro e questa manifestazione l'abbiamo voluta soprattutto per sensibilizzare poi quelle che sono le adozioni, perché continuo a ripetere che adottare un amico a quattro zampe è veramente qualcosa di importante per noi, per i nostri bambini, perché ci possono dare tanto affetto e ci possono insegnare anche tanto. Marina.
Due giornate dedicate ai pet lovers e al mondo dei quattro zampe, perché il mondo degli animali, che sono cani, gatti, comunque animali domestici, sono diventati elementi essenziali per affrontare la giornata, elementi per vivere anche periodi difficili, come ad esempio quelli del Covid, in cui abbiamo molto apprezzato quello che significa un animale domestico, un animale a quattro zampe. Quindi ci faranno tutte quelle che sono le aziende, le associazioni che mirano a far sì che ci sia una vera e propria cultura animale nell'area metropolitana, che significa un miglior modo di gestire anche la vita cittadina. Adesso apriamo la pagina dello sport calcio di Serie C, una rete di Federico Viero ad inizio ripresa consente al Teramo di avere la meglio di un Pescara sottotono e che non riesce a rimettere in piedi la gara di Coppa Italia, nonostante nel finale chiuda anche in superiorità numerica. Biancorossi di Federico Guidi, in attesa di ricevere la fermana, cancellano così della brutta prova di Pontedera il servizio. Va al Teramo un po' a sorpresa, ma sicuramente con merito, il derby di Coppa Italia contro il Pescara. Finisce 1-0 per i biancorossi nell'antipasto della sfida di campionato che si giocherà il 13 novembre allo Stadio Adriatico. I biancazzurri hanno deluso al cospetto della formazione di Guidi, apparsa sicuramente più motivata. Derby vero al Bonolis, con bella coreografia nelle due curve. Il tecnico di casa, con diversi indisponibili, manda in campo una formazione quasi obbligata. In porta Ciagostini, in attacco Montaperto. Autieri risponde con un 3-4-3, in porta sorpresa Varadaelli, a centrocampo si rivede Valdifiori, 1500 gli spettatori sugli spalti con quasi 400 sostenitori pescaresi. Il primo tiro in porta della gara è biancorosso, con Lombardo che al terzo chiama alla parata centrale il portiere biancazzurro. Risposta ospita al sesto con Iglianes, che sugli sviluppi di un angolo in area alza di poco il pallone sopra la traversa. Teramo molto aggressivo in avvio, al 23esimo brivido in area ospite con Radaelli che salva. La gara è molto combattuta ma con pochi acuti. Al 31esimo si rivede la formazione biancazzurra con il cross di Zappella ed il colpo di testa di Marilungo, schierato come punta centrale, che mette a lato. Subito dopo Boà, toccato duro in precedenza, è costretto a lasciare il campo a Viero. Al 36esimo sembra fatta per il Diavolo, ma Bernardotto in area mette incredibilmente a lato. Meglio la formazione di Guidi al cospetto di un Delfino piuttosto macchinoso, logica conseguenza lo 0-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa pronti via e al sesto Teramo in gol con Viero, che approfitta di una colossale dormita della difesa ospite mettendo quasi indisturbato in gol dopo il cross di Aziomanovic. Festa grande davanti alla panchina di Guidi, mentre resta impietrito Auteri, che poco dopo all'11esimo cerca di correre ai ripari richiamando in panchina Marilungo e Valdifiori per Bocic e Pompetti. La risposta di Guidi arriva con l'ingresso sul terreno di gioco di Birligé e Malotti al posto di Rosso e Montaperto. Prova a scuotersi il Pescara, che al 17esimo ha una colossale occasione dopo un pallone perso da Mungo con Giambò, che però non ne approfitta mandando la palla sopra la traversa. Il Teramo non pago del vantaggio, al 21esimo si rende ancora pericoloso con Radaelli che dice no a Mungo. Male la squadra pescarese, con al 25esimo l'ingresso in campo anche di Ferrari e Rizzo al posto di Rauti e Frascatore. Ma nonostante i cambi, il Delfino rischia di incassare la seconda rete con Mungo, che al 28esimo si divora il 2-0. Alla mezz'ora la squadra di casa resta però in 10 per il secondo giallo a Bellucci, colpevole di un fallo su Bocic. L'ultimo quarto d'ora vede l'assalto del Pescara, ma l'occasionissima del 2-0 capita sui piedi di Birligea, che calcia su Radaelli. Al 91esimo festa biancorossa e Pescara al rapporto dei propri tifosi. Da oggi si torna però a pensare al campionato, con Teramo Fermana di domenica ed il posticipo di lunedì Cesena Pescara. E ieri anche Coppa Italia di Serie D, successo per il Castelnuovo, che regola nettamente il Vasto Girardi e rilancia le proprie ambizioni in campionato, che vedrà i neroverdi di Guido Di Fabio impegnati all'Angelini contro il Chieti. Proprio il tecnico del Castelnuovo ha trovato risposte nei giocatori che finora hanno giocato di meno. Lo ascoltiamo. Si torna a vincere, è vero, ma c'è la partita con la Canotesa, non l'abbiamo ancora persa, è ancora tutta da giocare, quindi
parte gli scherzi, penso che oggi la squadra sia andata in campo proprio concentrata, determinata, e abbiamo visto in campo magari qualcuno che in questa parte del campionato ha giocato meno, e mi ha fatto capire che di esserci, quindi di poter contare su tutto questo gruppo, ma io non avevo assolutamente dubbi, quindi questo fa solamente crescere ancora più autostima in tutti quanti. È vero quello che hai detto tu, vincere aiuta a vincere, e dobbiamo appunto adesso mettere già subito da parte questa partita, prendere le buone cose che abbiamo fatto e pensare in questi altri tre giorni a lavorare per la trasferta di Chieti. Bene Morelli, bene Bolò, benissimo Prestigiani, ecco, il mister è ancora più in difficoltà, ma questo è sempre meglio, no? No, questi erano ragazzi che venivano da infortuni e mi dispiaceva non averli a disposizione, averli avuti a disposizione. Adesso stanno recuperando e sicuramente magari non avranno la condizione migliore, anche se Morelli a livello atletico è un animale, quindi non fa fatica, però sono sicuramente recuperi importanti perché mi permettono appunto di fare delle scelte più ampie. Abbiamo fatto male nell'atteggiamento, nell'essere rimasti sorpresi da una partita vera, perché anche se era Coppa Italia era una partita vera. Abbiamo perso quasi tutti i duelli il primo tempo, abbiamo perso tantissime cose nell'attenzione, nella qualità, magari qualcosa nella qualità del gioco potevamo perdere, perché quando abbiamo giocato credo mi sembra 9 undicesimi nuovi ci può stare, però ci alleniamo tutti insieme. Ci alleniamo tutti insieme alla stessa maniera, non chi gioca e chi non gioca, tutti uguali, quindi la partita non mi è piaciuta per niente. Parliamo di volley, adesso l'Altino perde 0-3 contro Macerata nel turno infrasettimanale di A2, resta ancora quota 0 punti in classifica in attesa dello scontro diretto di domenica prossima a Lanciano alle ore 17 contro l'Aragona. Primo set chiuso 16-25 per le marchigiane, secondo parziale più equilibrato è chiuso 22-25 per le ospiti, che chiudono i conti nella terza frazione con il punteggio di 21-25. Nella formazione abruzzese di D'Amico, Giulia Cavalenca, top scorer con 12 punti messi a referto, che tuttavia non sono bastati per contrastare la compagine marchigiana. Parliamo di ritmica, adesso le ragazze della società di ginnastica Gimnica Antea di Ortona parteciperanno a Foligno il 5, 6 e 7 novembre alle finali nazionali di ginnastica organizzate dalla federazione. Loro sono le ginnaste della Gimnica Antea che si sono già qualificate di diritto per la fase nazionale del campionato individuale gold di specialità. Essendosi classificate tutte quante prime alla fase regionale, e sono Diletta Spinosa, Francesca Bellicano, Maica Sanvitale e Agata Rabottini, e lei è la tecnica Giada Orlandi. Allora, ne approfitto per chiedere a Giada com'è stata l'organizzazione di questa gara e come sta andando questo campionato. Sì, allora stiamo organizzando da circa una settimana, per il momento l'organizzazione sta andando tutto bene e noi ovviamente stiamo lavorando con le ginnaste alla preparazione dei campionati italiani e ovviamente ci siamo già qualificate precedentemente durante la fase regionale, perché tutte le ragazze sono arrivate prime ad entrambi gli attrezzi e speriamo bene, facciamo un in bocca al lupo a tutte le ragazze che parteciperanno e incrociamo le dita. E voi siete contente di esservi già qualificate? Vai, molto. E a nome di tutte siamo molto contente e siamo pronte per provare a vincere anche il campionato italiano. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto saranno tra poco disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.